va ora in onda Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei. Gentili ascoltatori di Radio Science ed emittenti collegate, buonasera, benvenuti a questo quindicinale radiofonico, questo nuovo programma che sarà poi condotto, autogestito da Luciano De Bei, che già ormai conoscete perché abbiamo già fatto una prima fase sperimentale. Dunque, in studio qui a Venezia da Radio Favaro Veneto, circuito Radio Science, nonché poi Pianeta Oggi TV, il sottoscritto Massimo Bonella, e abbiamo in collegamento telefonico da Martellago Venezia, proprio lui, Luciano De Bei, che saluto intanto alle 18.32. Ciao Luciano! Ciao a te e a tutti gli ascoltatori, buona serata a tutti. Allora, di cosa ci parlerai questa sera qui a Radio Science? Beh, direi sostanzialmente è il prosieguo e la continuazione, perché chiaramente l'argomento non si è per nulla esaurito nella precedente puntata. E quindi è doveroso continuare e ampliare in modo più chiaro quanto è stato detto. Certo. Quindi quando vorrai potrò cominciare. Benissimo, guarda, io visto che poi sarai tu da solo a autogestirti, ti darei subito la parola, quindi carta bianca, e noi ti ascoltiamo ben volentieri. Poi io con i nostri ascoltatori e con te ci sentiremo al termine. Ecco, prego, gentilmente, magari se tu mi dai anche un po' il tempo, perché potrebbe anche sfuggirmi un po' la temporalità di quanto è a disposizione. Sì, siamo qui appositamente, saluto anzi anche la regia centrale Rosario Moreno, eventualmente lui via scrittura mi darà qualche informazione per quanto riguarda i tempi, se stiamo sforando o meno, quindi tu tranquillo, tu preoccupati solo di spiegarci le cose, che so che lo stai facendo molto bene, altresì ho saputo che sei stato anche poi richiesto su altre trasmissioni, perché quello che dici è molto importante, soprattutto oggi e mai come oggi sono importanti queste tue riflessioni in questo pianeta che va sempre più alla deriva. Comunque non voglio della fiducia. Di nulla, anzi benvengono persone come te, questo mondo ha proprio bisogno di personaggi di questo tipo, non a caso la nostra linea editoriale proprio abbraccia persone come te che lavorano a favore della vita, che insomma si impegnano a tutela della vita di questo, come dicevo prima, martoriato pianeta. Oramai, io per quello che posso alla deriva. Perfetto. Posso iniziare? Grazie. Quindi allora rinnovo un saluto a tutti gli amici di Radio South che sono attualmente in ascolto. Come avete sentito da questa anticipazione, io sto cercando di dare il mio modestissimo contributo personale sulla base delle mie esperienze e conoscenze su un tema che è ovviamente molto caro a questa radio, cioè il tema è dove stai andando uomo, dove vai uomo, dove state andando voi come società, come... E qui ci si pone molti interrogativi, perché il futuro, da come vediamo, è estremamente incerto. La volta precedente io avevo anticipato che per rispondere a questa domanda, che poi piano piano nel corso, nel prosieguo delle varie trasmissioni, sono convinto che riuscirete voi stessi, ognuno di voi, a dare una risposta. Non sarò certo io a darla in modo diretto, ma sarete voi a darvela. Nel senso che prima di rispondere a questa domanda ho anticipato l'idea, il concetto, che bisogna prima capire una precedente domanda che è doveroso farsi, a cui bisogna rispondere, e che io ritengo è la madre di tutte le risposte, e cioè chi sei uomo, il conosci te stesso. Se non sappiamo chi siamo e come ci muoviamo nella vita, nella società, ben difficilmente troveremo le risposte giuste nella società per trovare quella pace e serenità che tutti noi cerchiamo.
In realtà noi troviamo invece il contrario: dolore e sofferenza, lotta, conflittualità. E tutto questo in mari pensando invece di cercare la gioia e la soddisfazione. Quindi queste antitesi evidentemente nascono da un conflitto, da un errore di impostazione che l'uomo si è dato. E l'uomo chiaramente deve comprendere chi è. Allora, la volta scorsa ho concluso facendo un cenno, intanto dicendo che l'uomo è una componente complessa di materia, corpo, di psiche, cioè anima anche, e di spirito, coscienza. Questi tre elementi dovremo sempre averli abbastanza in modo familiare vicino, perché è su questi che noi andremo a lavorare. L'uomo oggi non si rende conto, perché è come colui che nasce in una prigione e muore, vive e muore dentro una prigione. Per lui quello è il mondo. Quindi oggi l'uomo nasce in un mondo condizionato e condizionante e non si rende conto di essere vittime e carnefice allo stesso tempo. Il bambino quando nasce, vediamo, no, che nasce in modo molto con difficoltà, tra l'altro, e viene scaraventato in un mondo di sofferenza. Lui lo percepisce anche, tutto sommato, questo aspetto, perché è ancora con una purezza e un candore, anche se non perfettamente cosciente, ma perfettamente sensibile. È l'espressione della vitalità della natura, quindi ha una manifestazione di una sensibilità di tipo in positivo, animalesco, ma ripeto, in tipo positivo. Noi, questo bambino appena nato che nasce con difficoltà, trova subito delle persone che, anche in buona fede, pensando di fargli del bene, in realtà lo stanno martoriando, lo stanno torturando questo bambino, perché noi, invece di capire la natura del bambino, che ognuno di noi comunque è un individuo singolo e unico, noi cerchiamo di omologarlo a un comportamento che la società ha imposto. Quindi è come se entrassimo dentro una specie di fabbrica in cui per uscire dobbiamo essere omologati in un certo modo. È inutile che vi stia qui a raccontare, perché lo sapete meglio di me, anche perché non guardo molto la televisione, anche se mi informo delle notizie, attività sociali tipo asili nido o centro per gli anziani, come l'uomo è trattato in modo estremamente disumano. I bambini soprattutto ne trarranno delle problematiche conflittuali, psicologiche, che li accompagneranno per tutta la vita. E quindi noi stiamo creando potenziali, appunto, persone malate mentalmente. E gli anziani, che avrebbero bisogno di una parola di conforto, di amore, perché sono prossimi a lasciare questo mondo, lo stanno lasciando nel modo peggiore possibile, anticipando quello che potrebbe essere l'inferno. Quindi questa società, che personalmente io non considero più umana, è in mano sostanzialmente a delle persone che hanno problemi psichici. Sono dei malati mentali sostanzialmente. E cos'è che ha portato la malattia a queste persone, all'uomo? È proprio il condizionamento, e da questo condizionamento si sprigiona, si scatena le forze più brutte e più negative dell'uomo che porta in sé, quindi l'egoismo, l'invidia, eccetera eccetera. Quindi allora cominciamo a parlare questa sera del condizionamento che abbiamo accennato la volta scorsa. Il condizionamento è di due forme. Una l'ho appena accennata, e cioè proviene dall'uomo. Quindi l'uomo condiziona il proprio simile perché lo vuole fatto in una determinata maniera, che risponde a determinati requisiti. Requisiti che sono importanti per un potere che deve essere mantenuto. Ma poi viene anche il condizionamento dalla natura. Noi non ci rendiamo conto, ma la natura, l'energia, che poi tutta la manifestazione universale è una forma di energia più o meno
sottile, più o meno complessa, ma comunque sempre una forma di energia. La natura si manifesta nella mente e nell'uomo, quindi, in tre forme, che gli orientali definiscono questi tre aspetti, ignoranza, azione e virtù, cioè li chiamano tamas, ignoranza, l'oscurità. La persona tamasica è quella che abulica, non fa nulla, è oscura, è perversa, ha tutte le forme più negative che possiamo individuare un essere umano. Poi abbiamo l'azione, cioè rajas, l'azione, in cui la mente è portata ad agire continuamente, non può rimanere ferma. Assimilavano questa forma di attività mentale gli antichi orientali, come la scimmia, no, che salta da un ramo all'altro. E poi abbiamo la terza, cioè la virtù sattvica, cioè la purezza, l'amore, eccetera, anche se siamo sempre all'interno rispetto della materia. L'uomo è condizionato da natura in queste tre forme, quindi è instabile nella sua posizione. Allora, se noi vediamo l'uomo così com'è, viene allora da pensare che è aggredito da un fronte che è l'uomo stesso e dall'altro è dalla natura. Uscirne non è per nulla facile. Allora, primo punto è capire intanto questo meccanismo. Io sono aggredito. Ripeto, l'aggressione che viene dall'uomo, non potremo mai pensare che nessuna società, nessun potere, anche religioso, non potrà mai volere la nostra libertà, la nostra salvezza. A parole lo dicono, ma di fatto dovremmo essere schiavi. Schiavi di un certo sistema che loro devono controllare, che il potere deve controllare. Quindi conoscere se stessi intanto vuol dire, come diceva giustamente anche, mi viene in mente, no? L'Apostolo Giovanni, che è quello che mi piace di più dei Vangeli gnostici, dei Vangeli apocrifi, dei Vangeli canonici e sinottici, e quello più che io amo di più, quello esoterico, cioè, lui diceva: la verità vi farà liberi. Lui era il prediletto di Gesù, almeno così danno le cronache della storia, ed era anche il più giovane. E quindi, se noi non amiamo la libertà, infatti Gesù diceva: quando dite sì deve essere sì, e quando dite no deve essere no, non dovete stare lì a giurare o spregiurare su nessuno. L'uomo invece oggi vive nella menzogna. Un po' di tempo fa, anche un secolo fa o giù di là, un po' di più, per quanto ci fosse il malaffare, ma c'era ancora un po' di dignità. Quando l'uomo dava la mano, dava la mano. Oggi siamo pieni di carte bollate e non ne usciamo più. La menzogna ha avuto il sopravvento. Quindi la menzogna vuol dire schiavitù, potere, schiavitù. Come uscirne? Siamo qui per cercare di capire, io cerco di dare il mio modestissimo contributo, almeno per capire come uscirne, perché come uscirne dovrete essere voi, ognuno di voi, se vuole uscirne da questo meccanismo. Io traccio un po' le linee generali, poi ognuno di voi dovrà agire e operare, perché nessuno verrà liberato se non si sarà liberato da solo. Allora, dicevo, cos'è l'uomo? Chi sono io? Allora, intanto devo capire anche come sono fatto. Allora, i grandi rishi, i grandi maestri, i grandi illuminati, coloro che hanno avuto esperienze profonde nel loro intimo, hanno tracciato, hanno definito che l'uomo è composto da più corpi, tutti corpi che viaggiano sulla materia, quindi con energie, dalle più sottili alle più grossolane. Noi abbiamo il corpo fisico, che è il più grossolano, che è sostenuto dal corpo energetico, che è un po' più sottile, il quale corpo energetico è controllato dal corpo mentale, ancora più sottile, il quale è controllato dal corpo causale, poi vedremo meglio questi termini, e questo è sostenuto dal corpo di beatitudine, che è quello che ha contatto con la nostra vera essenza.
Quindi già diciamo subito, noi siamo un'essenza che agisce attraverso la materia, attraverso questi corpi. Noi ci siamo identificati con questo corpo fisico. Noi pensiamo di essere solo questo corpo fisico. Questa identità, questa, il pensare di essere solo il corpo fisico, ci facilita a cadere nel condizionamento. Chi controlla la mente sa che agisce attraverso i sensi del corpo fisico. Finché noi non sperimenteremo questi altri corpi, avremo difficoltà a uscire da questo condizionamento. Però è possibile farlo. E vedremo come anche. Con la meditazione sarà importante anche questo strumento, che potremo percepire intanto che il corpo fisico è sostenuto da un corpo energetico, e vedremo come anche poterlo percepire e come gestire. Sappiamo che le malattie sono di natura prevalentemente psicosomatica, quindi se la mente è malata fa ammalare il corpo energetico, in quale si manifesta sul fisico. Oggi noi corriamo dal dottore perché abbiamo un determinato problema, ma in realtà agisce il dottore sul corpo fisico e non in modo olistico sul corpo della mente. E la mente, anche qui, noi andiamo dal psicologo. Altro, chiamiamolo errore, perché la mente non può essere guarita dalla stessa mente, ma dovrà essere guarita dall'organo superiore, cioè dal corpo causale, cioè più spirituale. Questo intanto per anticipare un po' alcuni concetti. Il corpo fisico chiaramente opera e lavora attraverso i sensi, come sappiamo. Ed è stato detto che il corpo fisico è soggetto a un numero di leggi superiore agli altri corpi. Per esempio, dicono i grandi maestri che il corpo, maestri anche esoterici, ma il corpo fisico è sottoposto a 48 leggi, quello energetico e eterico anche a 24, quello mentale a 12, quello causale a 6 e quello di abitudine a 3. Quindi tutta la manifestazione energetica che vogliamo è sottoposta a delle leggi naturali. E noi dobbiamo in qualche modo liberarci di queste leggi, perché questa è la schiavitù. Le leggi ci stanno sottoponendo, anche senza volerlo, chiaramente senza saperlo, ci stanno sottoponendo a un comportamento. Quindi vuol dire che noi siamo non completamente liberi, perché se non siamo liberi siamo degli automi. Un uomo che vediamo per strada noi pensiamo essere libero, in realtà è una persona programmata. Dalla mattina che ci svegliamo alla sera noi agiamo sotto stimoli, impulsi programmati. E quantomeno intanto uno, anche se non può sottrarsi, deve capire questo, perché è già comprenderlo è già molto. È già qualcosa per iniziare il percorso della liberazione, perché così io andrò a liberarmi da tutta una serie di condizionamenti che attualmente mi stanno soffocando, ma in realtà dopo troverò che sono inutili. Abbandonerò piano piano, in modo cosciente, tutta una serie di condizionamenti che attualmente la società mi sta dando, dalla televisione, alla pubblicità, allo sport, tutto quello che vogliamo. E non sto dicendo che non bisogna fare sport, attenzione, sto dicendo che bisogna vederlo con un occhio completamente diverso. Sto dicendo che se io vado a vedere una partita, io non ho mai visto nessuna partita in vita mia, onestamente, ma se dovessi andare a vedere una partita, a me non interessa sapere chi è la squadra, a me interessa vedere una buona partita, una maglia bianca che gioca contro una maglia rossa. Non mi interessa la squadra, voglio vedere il bel gioco e vinca il migliore. Ma così purtroppo non è. Detto questo, allora vediamo un attimo di, sto andando a ruota libera, perché altrimenti va benissimo, nessun... sì, appunto, perché siamo arrivati a questo punto? Perché se non riusciamo a capire un po', almeno a grandi linee, perché siamo arrivati a questo punto, è difficile districarsi. Il consiglio che posso dare è quello di non inoltrarvi nelle conoscenze sempre più profonde di una semplice singola materia, perché perderete la vita, diventerete specialisti di quella singola materia, ma vi sfuggirà il concetto globale
come il medico diventa sempre più specialista, sempre più specialista, sempre più specialista, ma in realtà fuori da quel suo campo non sa nulla. Un medico una volta, tempo andato, era anche un filosofo, era anche molto di più, era un sacerdote, era un medico dello spirito. Ma ripeto, stiamo parlando di tempi andati. Allora, nei tempi andati, ecco, mi viene in mente questo. Nella storia umana, comunque, la storia della creazione, la creazione si sviluppa attraverso le ere. Un po' come noi abbiamo le quattro stagioni, no? Noi scandiamo il tempo sia con la giornata del sole ma anche con le stagioni. Se non avessimo le stagioni, ben difficilmente avremo più difficoltà a riconoscere il tempo che passa. Così nelle ere cosmiche, qualcuno di voi avrà sentito sicuramente parlare che noi siamo nel Kali Yuga oggi, no? Ma quindi vuol dire che siamo nell'era come identificata come l'inverno, se vogliamo, no? Ma c'è stato quindi una primavera, cioè l'era dell'oro, poi c'è stato l'era dell'argento, poi l'era del bronzo e quella attuale del ferro, no? Che si identifica anche col comportamento dell'uomo. Quindi allora l'era dell'uomo, dell'oro, l'uomo era nella totale verità, non sapeva di esserlo ma lo era completamente. È un po' come nella Bibbia, quando vediamo che Adamo prima della caduta parla con Dio, no? Quindi ecco, nell'era della verità l'uomo era androgeno, era unico, non era diviso ancora, la sua mente era perfettamente in uno stato di unione col tutto. E allora, a quei tempi, nella creazione si dice che i mondi spirituali erano in comunicazione, proprio come si parla tra noi persone quando ci era in comunicazione con i mondi materiali, non c'era separazione. Quindi si parlava con le divinità come fossero degli amici. Nel momento in cui teniamo presente che i testi, i Purana, i testi antichi induisti, dicono che più o meno, adesso se vado a memoria, il tempo, l'era del Satyuga, del Satyayuga, cioè l'era dell'oro, avrebbe la durata di 1.800.000 anni più o meno. Quella dell'argento circa sui 1.200 più o meno, quella del bronzo sugli 800 e quella d'attuale sui 400.000 anni, hanno più o meno, insomma, l'ordine di grandezza è questo. Quindi dall'era dell'oro, che era l'era del momento della verità, siamo passati all'era della virtù. Quella dell'argento era della virtù. In quel momento abbiamo la separazione dell'androgeno in un uomo e una donna. Abbiamo la creazione come nella Bibbia, noi Dio creò, eccetera. No? E questa divisione, infatti anche Jung nella sua stupenda analisi, psicanalisi dell'uomo, no? Individua che l'uomo ha l'anima femminile e la donna ha l'animus maschile, cioè in questa separazione fisica è rimasta la parte più spirituale all'interno dell'altra parte di cui ci siamo separati e di cui noi cerchiamo nella materialità il completamento. Il completamento invece in realtà dovremmo trovarselo all'interno. Ma detto questo, quindi l'era della virtù, quindi 1.200.000 anni circa, passato questa, siamo caduti nell'era della legge. L'era della legge che è terminata sostanzialmente, o con l'inizio dell'era del Kali Yuga, dicono 3.500 anni prima di Cristo, più o meno. Quindi anche la Bibbia è più o meno, siamo a ridosso all'inizio del Kali Yuga, comunque siamo ancora a ridosso in cui l'uomo parlava con il divino, con Dio, e riceveva la legge, perché la legge deve essere l'espressione di una volontà divina in tutto il mondo, non solo tra gli ebrei, ma questo è successo anche in India e in altre parti
del mondo. Quindi la legge, se viene da una volontà divina, è vera legge e l'uomo la rispetta. Ecco che allora c'erano anche i sacrifici, purtroppo anche non a volte violenti, di animali, ma tutto questo per dimostrare che l'uomo rispettava la legge che aveva accettato. Con l'inizio però del Kali Yuga, attenzione, le divinità che prima comunicavano con l'uomo fisico, materiale, con l'uomo che conosciamo, le divinità se ne sono andate. Hanno visto un degrado nell'uomo talmente profondo che era già impossibile comunicarci. Abbiamo le divinità che se ne vanno, l'uomo è abbandonato, abbandonato a se stesso. A questo punto l'uomo deve cercare quindi la divinità non più all'esterno ma all'interno di se stesso. Ecco che allora dobbiamo capire un po' la mente dell'uomo, perché la mente è la tradunion tra lo spirito e la materia, la psiche, cioè l'anima, è la tradunion tra lo spirito e la materia. E l'unico elemento che l'uomo ha per poter per potersi muovere, capire e agire, è la coscienza. La mente, allora la coscienza, attraverso queste ricerche interiori, si è arrivati a comprendere che la mente, che è unica nella sua manifestazione, ma possiamo, come dire, suddividerla in dei sottoprodotti, come un grande edificio con degli stanze di magazzini. Quindi diciamo che i sensi sono le parti esterne, i contatti che ha col mondo esterno, e quindi la mente agisce, interagisce col mondo esterno attraverso i sensi. Poi abbiamo una mente razionale o mente inferiore, che è quella pratica, se vogliamo, quella proprio che dice questo mi piace, questo non mi piace, questo ok, questo no, cioè. Ma è quella molto istintiva, molto legata alla materia. Lì la coscienza prevalentemente è messa in subordine, se addirittura è quasi esente o assente. Poi abbiamo, va bene, la parte buddhica. Ecco, la mente razionale gli induisti la chiamano il manas. E la parte invece più elevata, l'intelletto superiore, la parte superiore della mente, che è la parte buddhica, è quella dove c'è la sede della coscienza, per così dire. E questa mente superiore, che quando comunica con la parte spirituale, la sua parte interna spirituale, riceve l'intuizione. Non c'è la razionalità in questo caso. Non interferisce la parte inferiore, deve essere la parte superiore a interagire con la parte spirituale che alberga in noi. Ma, e qui è il punto, si è infrapposto fra la parte buddhica, cioè la coscienza, e la parte spirituale, l'inconscio. Qui c'è un magazzino di materia inconscia che va sempre più accumulandosi e sta sempre più separando la nostra coscienza umana, la nostra mente, con la parte divina che abbiamo in noi. E qui Jung ci aiuta anche a capire che non c'è solamente un inconscio individuale, ma c'è anche un inconscio collettivo. Allora lascio pensare a voi il peso che ha oggi nel mondo 6 miliardi e mezzo di persone che interagiscono in un certo modo, che inconscio può produrre. Vi lascio pensare che la sofferenza che sta sempre più emergendo è prodotto e frutto dall'inconscio. Perché quando una persona è condizionata, c'è una presa diretta tra l'inconscio, cioè l'energia che è stata relegata nelle parti più recondite della mente, nei sotterranei, se vogliamo, della mente, ma è un'energia che vuole emergere. Ed emerge e non può emergere, anche se comunque ha bisogno della coscienza, non può emergere
nella parte buddica, perché sa che troverebbe uno scontro, un nemico acerrimo, ma lavora sulla parte inferiore, sulla mente razionale, cioè attraverso i sensi. E qui è il problema, allora. Cioè la coscienza noi dobbiamo risvegliarla e portare questa conoscenza che ognuno di noi deve avere di se stesso, perché io non posso sapere l'inconscio di un altro. Io potrò conoscere il mio inconscio e lavorare sul mio inconscio. E come sappiamo oggi anche dalla scienza che l'energia non è possibile distruggerla, ma è possibile solo trasformarla, ecco che allora appunto viene in aiuto anche un po' varie antiche discipline, come per esempio l'alchimia o l'ermetismo, eccetera, in cui si trasmuta questa energia. È un lavoro immane, attenzione, non è un lavoro che si possa fare e chiunque possa farlo. Allora, tanto per cominciare a farlo, bisogna essere determinanti. Bisogna dire: di questo mondo ho le scatole piene. Di come stanno andando le cose ho le scatole piene. Allora non ha senso imbracciare un'arma e uscire a fare una rivoluzione, perché questo vorrebbe dire semplicemente alimentare ancora di più il caos e il disordine che c'è fuori. Io devo cambiare me stesso, capire me stesso chi sono per poter cambiare il mondo. Se conosco cosa sono, e se ognuno di noi potesse teoricamente conoscere chi è, avremmo ricostituito nuovamente quell'era dell'oro, quel della verità, che non servirebbero leggi, non servirebbero nulla. Oggi abbiamo dei parlamenti che sono uberati di lavoro per sfornare leggi su leggi, che poi lavorano sulle quisquiglie, ci guadagnano gli avvocati del foro, perché l'interpretazione, il cavillo, non ne usciamo più. Non ne usciamo più da questa logica. Allora, l'uomo deve, ripeto, operare su se stesso, deve essere medico di se stesso. Gli antichi testi, sempre induisti, perché io mi riferisco a questi perché nelle mie ricerche, che ormai di svariati decenni sto facendo, sono gli unici veri depositari di una certa verità. Anche le nostre, per carità, anche le nostre, i nostri testi sacri in origine erano portatori di verità, perché basti pensare per esempio a un Gesù che ha detto ai suoi: portate la buona, a due, portate la buona novella. Non ha detto istituite nessuna istituzione, portate la buona novella, cioè portate la verità, la mia parola. Lui diceva: io sono la verità, sono la vita, e quindi tramite di me si arriva. Quindi tramite di me voleva dire tramite il mio insegnamento, se voi lo incarnate, voi riscoprite la verità e quindi arriverete da soli, se vogliamo. Infatti ho detto: io vi chiamo amici, non più schiavi, non più sudditi, eccetera. E se diceva, ai suoi diceva, voi andate in giro con la mente attenta della serpe, ma col cuore disponibile della colomba, e se trovate qualcuno che non vi ascolta, alzate i sandali e toglietevi la polvere di dosso, andate via, ma senza nessuna credine, senza, cioè vuol dire che se non, qualcuno non è disposto ad ascoltarti, amici come prima, insomma. Noi però portiamo la buona novella, diceva. Questa buona novella non è più arrivata. Quindi l'importante è trasmettere il messaggio, la verità. Allora, dicevo, in India questa verità è stata molto più sentita, molto più cercata, molto, è più di difficile occultamento. Qui l'abbiamo occultata attraverso le traduzioni più o meno volutamente errate o via dicendo. Quindi la verità qui oggi è difficile trovarla. È molto più facile, ripeto, nei testi, nei Purana, nei testi sacri indiani. Induiti. Bene. Dunque, alle 19.05, ecco, stop. Mamma mia, stop. Io pensavo, forse trascorsi 5-10 minuti, poco più.
Lo so, in trasmissione il tempo vola, in effetti. Alle 19.05, tra qualche secondo scatterà, anzi in questo momento ecco le 06, ecco stop un attimo Luciano De Bei, dunque una riflessione... Se mi lasci il tempo di salutarvi perlomeno. Eh beh certo, ma questo è compito mio nella conduzione, arrivo anche poi a questo piccolo spazio, prima però appunto devo dare anche il segnale orario, ricordare a chi ci ascolta che questa è Radio Science Network, radio, più precisamente Radio Science TV, perché anche televisione internet, e quindi con tutte le emittenti di taglio locale online collegate, che si va da Radio Favaro Veneto a Radio Valdichiana, Radio Isso di Modena, Radio Salgareda di Salgareda, Radio Sismondi di Salgareda in provincia di Treviso, e quindi Radio Reno Web, saluto anche Alfredo Story, e anche alla fin fine la nuova entrata, una importante testata giornalistica sportiva, Modena Noi, quindi in Modena Noi Radio. Dunque Luciano, ecco, grazie naturalmente per tutte queste riflessioni, che c'è veramente parecchia carne al fuoco, motivo poi anche di approfondimento, magari anche in altre trasmissioni, perché non è escluso che questo argomento possa sfociare anche in altri spazi. Ecco, a te dunque per i saluti finali, Luciano. Ti ringrazio, quindi allora gentili ascoltatori, io spero di aver dato quindi un piccolo seme, un piccolo contributo, almeno nel tentativo di dire voglio risvegliarmi, cerco di capire chi sono. Detto questo, avremo occasione di sentirci ancora nelle prossime trasmissioni e spero di avervi sempre più numerosi, questo significa che è sentito l'argomento. Buona serata a tutti. Grazie Luciano, appuntamento dunque con la trasmissione di approfondimento tra 15 giorni dal titolo Uomo dove vai, perché veramente c'è il caso di porci questo, questo quesito, perché le cose non è all'orizzonte, non sono per niente tranquille, io lo ricordo sempre, si sentono rumori di guerra a livello proprio internazionale, mai come oggi una cosa del genere, vediamo il mondo del lavoro che è praticamente assassinato qui in Italia, il rapporto che ho letto la settimana scorsa è che i giovani sono poveri, a 35 anni vanno a mangiare nelle mense, e quindi qui emerge appunto come, questa è una cartina di tornasole in chimica si dice, cioè emerge appunto come è stato fatto il lavoro di questi politici nazionali tra destra e sinistra che promettevano mari e monti, addirittura c'è chi ha avuto il coraggio di riproporsi, come ad esempio la Lega, faccio dei riferimenti ben precisi, ora voglio vedere chi va ancora a votare questo partito che all'epoca sembrava riformatore, poi invece abbiamo visto che si è comportato come tutti gli altri, quindi vogliamo rifare lo stesso errore? Oh, questi sono i dati di fatto, non lo dico io, questi sono i dati di fatto, il rapporto ha parlato molto chiaro. Quindi benvengono riflessioni come queste che abbiamo ascoltato questa sera, prossimamente ne avremo ancora con altri ospiti, e a questo punto alle 19.09 non mi resta che dare la linea alla regia centrale a Treviso, ringraziare ancora Luciano De Bei e tutti voi che ci avete ascoltato, cari nostri ascoltatori. Signore e signori, buon proseguimento con le nostre programmazioni. Avete ascoltato una puntata di Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei.